Regola numero 6. I fuochi purificatori ardono smorzati e deboli quando il terzo è sacrificato al quarto. Il discepolo perciò si astenga dal togliere la vita e nutra ciò che è inferiore col prodotto del secondo. Si può riassumere questa regola nel consueto insegnamento dato ad ogni discepolo, ossia di essere rigorosamente vegetariano. Quando nella dieta è inclusa la carne, la natura inferiore si ostruisce e appesantisce e la fiamma interiore non può risplendere. Questa è una regola assoluta per i candidati e non deve essere violata. Gli aspiranti possono scegliere se fare uso di carne o meno, ma ad un certo stadio sul sentiero è essenziale astenersene completamente e la dieta deve essere regolata con la massima attenzione. Il discepolo deve limitarsi a nutrirsi di vegetali, cereali, frutta e noci. Solo così può costruire un corpo fisico capace di resistere all'entrata in esso dell'uomo reale che, nei corpi sottili, è stato al cospetto dell'iniziatore. Se così non fosse e il discepolo dovesse conseguire l'iniziazione senza questa preparazione, il suo corpo fisico verrebbe distrutto dall'energia che si riversa attraverso i centri nuovamente stimolati, con grave pericolo per il cervello, la spina dorsale e il cuore. Non si possono naturalmente mai stabilire regole rigide e fisse, eccettuata quella fondamentale per tutti i candidati all'iniziazione che proibisce in modo assoluto l'uso di carne, pesce, liquori fermentati di qualsiasi specie e di tabacco. A volte è bene eliminare anche le uova e formaggi, ma ciò non è indispensabile. Chi sta sviluppando qualche facoltà psichica dovrebbe astenersi dalle uova e mangiare poco formaggio. Latte e burro appartengono ad un'altra categoria e molti iniziati e candidati trovano necessario includerli nel regime alimentare. Pochi uomini d'eccezione possono vivere e conservare la pienezza delle proprie energie fisiche osservando la dieta suddetta, ma questa rappresenta l'ideale e, come sappiamo, l'ideale è raramente realizzabile nell'attuale periodo di transizione. A tale riguardo occorre sottolineare due cose. In primo luogo, i candidati devono far uso del buon senso, che molto spesso difetta. Gli studenti ricordino che i fanatici e gli squilibrati non sono desiderati dalla gerarchia. Equilibrio, giusto senso delle proporzioni, debito conto delle condizioni circostanti e sano buon senso sono segni caratteristici del vero occultista. Inoltre, un genuino senso di humor eviterà molti pericoli. In secondo luogo, occorre tener conto del tempo ed effettuare i cambiamenti di dieta e di abitudini con la dovuta lentezza. Tutto in natura procede lentamente e i candidati devono apprendere la verità occulta delle parole «affrettati lentamente». Il processo di eliminazione progressiva è generalmente la via della saggezza. In condizioni ideali, che raramente esistono, tale periodo di eliminazione comprende lo stadio dell'aspirante e quando l'uomo diventa un candidato all'iniziazione, la necessaria purificazione preparatoria del regime alimentare è compiuta. Regola numero 7. Il discepolo badi a denunciare i suoni che echeggiano nell'aula dove cammina il maestro. Non faccia risuonare le note minori che suscitano vibrazioni nel mondo di Maya. Il discepolo che cerca di varcare la porta dell'iniziazione non vi riuscirà fino a quando non avrà appreso il potere della parola e del silenzio. Questo ha un significato più profondo e vasto di quanto possa sembrare, poiché, se giustamente interpretato, ha in sé la chiave della manifestazione dei grandi cicli, nonché la rivelazione dello scopo alla base del pralaya.
fino a quando l'uomo non comprende il significato della parola e non utilizza il silenzio delle alte sfere per produrre gli effetti voluti su un piano o sull'altro, non può avere accesso ai regni dove ogni suono e ogni parola pronunciata causano risultati potenti nella materia, perché vivificati da due elementi predominanti: una potente volontà scientificamente applicata e il retto movente purificato nei fuochi. Un adepto crea con sostanza mentale, origina impulsi sul piano mentale, producendo risultati nella manifestazione astrale e fisica. Essi sono potenti ed effettivi, e perciò è necessario che chi li produce sia puro nei pensieri, esatto nella parola, abile nell'azione. Quando i candidati avranno compreso queste idee, importanti cambiamenti nella loro vita quotidiana ne saranno la conseguenza immediata. Per permetterne un'applicazione pratica, possiamo elencarli come segue. A. I moventi saranno accuratamente esaminati e gli impulsi all'origine dell'azione rigorosamente controllati. Durante il primo anno in cui il candidato si prepara all'iniziazione, 3 volte al giorno prenderà nota per iscritto delle proprie osservazioni sui moventi e sull'origine principale delle azioni. B. Il linguaggio sarà sorvegliato e si tenterà di eliminare ogni parola scortese, inutile o superflua. Verranno studiati gli effetti della parola risalendo agli impulsi che, in ogni caso singolo, provocano l'azione sul piano fisico. C. Il silenzio verrà coltivato e i candidati manterranno il più stretto silenzio su quanto li riguarda personalmente, sul lavoro e sulla conoscenza occulta, su quanto concerne i collaboratori e sull'attività del gruppo occulto. Soltanto nelle riunioni di gruppo o nei rapporti con i superiori sarà permessa una saggia larghezza di parola. Vi è un momento adatto per parlare. Si presenta quando il gruppo può essere aiutato con parole sagge, con prudenti accenni a situazioni buone o meno e con poche ma necessarie parole rivolte ad un fratello e riguardanti la vita interiore o ad un superiore nel caso in cui un fratello ostacoli il gruppo con qualche errore oppure possa aiutarlo se trasferito ad altra attività. Infine D. L'effetto della parola sacra sarà studiato e verranno sapientemente disposte le condizioni per farne un uso sapiente. Se ne osserverà il suono e l'effetto su un particolare centro esoterico, in nessun caso fisico, influenzando e regolando in tal modo la vita. Tutto ciò che riguarda il suono e le parole sacre o altre deve essere studiato dai candidati ed essere oggetto di attenta considerazione da parte di tutti i gruppi occulti.